Ma io semplicemente rileggerei la storia della nostra città. E nella storia della nostra città, secondo me, ci sono tre elementi che sono la chiave di lettura per questa risposta. Intanto, recuperare e dare un moderno sviluppo alla nostra più grande attività, che è il porto. Quindi è chiaro che sul porto deve avvenire il rinascimento della nostra città. E quindi basta rileggere la storia. Capire, anche perché le condizioni non sono poi più di tanto cambiate. Intorno al porto, un altro progetto che è fondamentale e che Livorno nel passato è stata protagonista è la cultura. E quindi il rinascimento culturale che deve trovare nella nostra città non solo quella che è la cultura classica e accademica, ma la cultura della gente, la cultura dei giovani. E quindi i livornesi si devono riprendere culturalmente la loro città. E il terzo argomento straordinario, dove Livorno è sempre stata all'avanguardia, città aperta, di grande tolleranza e di grande apertura, è diventare un faro nel dialogo, nella concertazione con le persone, con gli extracomunitari, con la gente di altre culture, di altri continenti, che devono trovare nella nostra città un'apertura qualitativa per poter affrontare il mondo del lavoro, il mondo dell'incontro, il mondo dello scambio. Secondo me, se questi tre argomenti sono messi a fuoco, la città risorge alla grande.